un fondo di 6 milioni riconosciuto dal Ministero, il cosiddetto FOSMIT, Fondo per lo Sviluppo della Montagna Italiana. La Regione Abruzzo spettava 4 milioni e 8, ma abbiamo avuto una premialità di 1 milione e 2 perché già abbiamo messo in campo dell'azione a favore della montagna. Questa somma, questa quota finanziaria è rivolta ai comuni montani, alla riunione dei comuni montani e ai comuni convenzionati. Con queste iniziative vogliamo incentivare la green economy, favorendo le start-up, ma anche agevolare quei giovani che vivono in questi luoghi affinché ci sia una migliore integrazione sociale ed economica. Poi questo fondo agevola e favorisce anche la mobilità, ovvero è possibile creare un collegamento con dei minibus elettrici affinché si possano collegare le varie zone e soprattutto si va incontro a quelle persone che hanno difficoltà di movimento. Quindi sicuramente un fondo importante che va a rilanciare questi territori e torneremo a rilanciare l'iniziativa che già abbiamo fatto e adesso quindi abbiamo nuovi fondi per quanto riguarda la natalità, ovvero dare un premio ai nuovi nati, ai genitori dei nuovi nati e a coloro che si trasferiscono nelle zone montane. Saranno i comuni a dover presentare dei progetti? Sì, noi come giunta abbiamo approvato la somma, quindi la quota finanziaria l'abbiamo impegnata, abbiamo stabilito le linee guida e adesso i comuni tramite progetti può partecipare al bando che sta per uscire. Parlando di montagna, non posso non chiedere degli impianti di risalita dei prati di Tivo, perché insomma siamo di fronte all'ennesimo impasse. Eh sì, purtroppo il gestore Finori ha saputo che non ha riconsegnato i beni, questo logicamente ostacola la ripartenza degli impianti per la stagione invernale. Speriamo che il commissario della Gran Sasso Teramano possa trovare una soluzione. Noi come regione faremo la nostra parte e cercheremo di dare un sostegno nei limiti del possibile.